Arighi, ma come si sono Claudio? Lo dico. Lui. Ma che sta facendo? Buonasera. Forza Lazio. Buonasera. Non mi frega niente. Grazie. Ma chi chiama? Buonasera. No, siete ancora qui voi due. Signorino, lei è sempre benvenuta. Sì, grazie. Quell'altro grazie. Invece lasciamo passare. Sì, è lo scribacchino l'altro. Sì, sono io, scribacchino. Sì. Che cosa stava facendo? Ma cosa, a chi chiamava? Stavo chiamando il vichingo. Il vichingo? Certo. Stiamo alzando un pazzo. I tifosi contro la Salernità. Adesso abbiamo capito. Progetto grande e determinato. Sì, e sono d'accordo anche con la squadra e con il tecnico. Ma questo è un progetto tutto. Diabolico. Un progetto diabolico, machiavellico per il bene della Salernitana. Sì. E poi io sono arrabbiato con Papa Vincenzo. Ancora. Sono arrabbiato padre, perché sì, è uno sta comune a fare l'assessore alla bilancia. Sa contare. Alla bilancia. Alla bilancia, imbecille. Non è un altro sta invece alla comunità europea. Io invece non faccio niente. E allora Papa Vincenzo, faccio un appello, approfitto anche di voi. Voglio un regalo. Ah, il regalo. Voglio la Salernità. E la voglio per Ferragosto. È un pazzo. Ferragosto. Sì, cioè, i regali si fanno a Ferragosto. Perché il sole in testa era Ferragosto. Perché è pronta a Ferragosto, ha già fatto il ritiro. È pronta. A Ferragosto ha fatto il ritiro. Il giocatore ed è pronta per la nuova lo devono ritirare, per favore ritiratelo. È un pazzo. Via, è un pazzo, ritiratelo. Mister Bollini, ma è vero che il sedicente figlio del governatore Vincenzo De Luca ha deciso di farsi regalare la Salernitana? Beh, queste sono voci che girano, che però non riguardano la rosa, i calciatori, né tantomeno il tecnico. Noi da parte nostra però ci stiamo impegnando a far andare la squadra il peggio possibile. Quindi, cosa è accaduto con Ogier in campo? Io gli avevo detto di fare un fallo da munizione e poi uno da munizione seconda dopo. Ha fatto tutto insieme, va bene così. Comunque si è fatto espellere. E nelle docce mi sembra di aver capito che è successo qualcosa anche nelle docce. Non so questa fuga di notizie come sia avvenuta, però mi hanno fatto uno scherzo di carnevale in differita. Mi hanno fatto trovare Ogier e Gomis nelle docce e non è piacevole. Quindi è stato uno scherzo... Sì, è stato proprio uno scherzo del cazzo. Ogier, ma poi che cosa è accaduto in realtà nelle docce? Stavamo festeggiando perché non avevamo vinto, però si poteva meglio, ma pareggiato. E comunque il mister Bollini si è trovato nella stessa doccia con me e con Gomis e se mi sa paura. Gomis, ma lei cosa ci fa ancora nelle docce? E sono rimasto chiuso qui dentro dall'ultima partita. Ero con Mr. Bollini, c'era Ogier, c'era Minala, uno che non ricordo, e c'ero io. Venitemi a liberare perché sono rimasto ancora qui dentro e fa freddo. E che diavolo, alla nemica! E te portano via. Che? Che rispetto, che fate? Ma che c'è di andare a dormire, no? Allora, ma che te frega, su che te... Che te frega! Poi ci sono i soliti personaggi che abbiamo già individuato nella zona, che lo dito te ne devi andare, lo dito rotti i coglioni, vattene a far culo, tutta sta roba, eccetera. Ci resti 40 capo da mocca, io sa che la buttare la mano. Io anche il stronzo gli dicesse, papà mocca chi te è morto. Ma a te che lasciasse mamma ti ci ricesse. Si cacci 50 cazzotti in terra, bam 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 bam. Ci spacca la faccia, io sia mamma. Se viceversa viene visto come un corpo spurio, dove tutti dicono, ah no, ma questo qua, perché ti vedono come un estraneo, io a un certo punto sai che faccio? Come i lumache. Un buon gruppo, ho trovato uno spirito nello spogliatoio, ve lo dico, diverso. Cosa volete fare? Proci! Non ci volete andare in Coppa UEFA? E i primi partita non vi interessano i primi partita? A me sì, avete capito? Oh, mi fa piacere che con lei arriva a dire quello che io ho sempre detto.